Benvenuti nella terza puntata del Broken Lights Bar. Come vedete già abbiamo un altro nuovo ospite. Quest'oggi parleremo di business e economia in generale. Presentiamo subito il mio compagno Mirko Struzzolino, l'ho voluto portare qui. Un piacere. Ciao Mirko, perché innanzitutto è il mio maestro, no, in questa parte della mia vita lavorativa, e perché Mirko ha un sacco di cose da raccontare. Come ti descrivi oltre a essere un venditore, magari anche una guida? Ok. Allora, da livello di leadership proprio. Leadership, esatto. Allora, praticamente venditore, diciamo che non mi descrivo, ma mi faccio sempre descrivere, quindi lascio sempre la parola agli altri. Non sono una persona che si autodescrive, però la cosa che mi piace fare parecchio è che quello che diciamo che nel tempo mi ha portato ad ampliare il mio bagaglio personale è proprio l'autocritica. Quindi ogni azione, ogni cosa, ogni passo che faccio vado sempre in autocritica, cioè dico che cosa potevo migliorare, l'ho fatto in questo modo, dove potevo ottenere meglio, cioè cosa potrebbe cambiare per far sì che il risultato possa cambiare. Quindi questo è quello che diciamo mi ha fatto fare un percorso motivato, quindi. Ma è qualcosa che è proprio da piccolo, quindi è una dote, diciamo, intrinseca, chiamiamola dote. Coltivo proprio la capacità di gestire persone e di portare ad ottenere il massimo alle persone, esatto, in quello che fanno. Quindi proprio mi piace motivare e far sì che le persone possano crescere. Sei anche motivatore un po', no? Diciamo di sì, soprattutto sì. Però io so che hai fatto anche esperienze al di fuori delle vendite, al di fuori magari nell'ambito manageriale, perché hai fatto un'esperienza a Londra, giusto? Quando eri un po' più vincente. In Inghilterra. Esatto, ho vissuto a Bedford. Ok. E ci sono stato all'incirca 3 anni. Nel 2013 ho deciso di partire perché in Italia non offriva nulla, l'Italia proprio offriva zero. E allora a quel punto ho deciso di partire e vedere un attimino, di visitare, esplorare terre diverse. Sicuramente non è tutt'oro quello che dicono, perché arrivati lì uno ci va con un'aspettativa totalmente diversa. Io ci sono stato perché c'era anche mia moglie, giustamente, la mia attuale moglie. Prima eravamo soltanto amici e poi siamo diventati fidanzati, ci siamo conosciuti, okay. Insomma, ha avuto un percorso di vita un po' particolare, però sono stato anche molto fortunato, posso definirmi fortunato, si sono incastrati un bel po' di tasselli a favore. Tu hai lavorato in Amazon, mi ricordo. Io ho lavorato in Amazon. Io appena la prima esperienza lavorativa lì a Bradford. In realtà no, ma la seconda, perché la prima è stata proprio essere lavapiatti in un ristorante. Okay, un classico, proprio stereotipo di Londra, tra l'altro, volevo dire. Proprio appena arrivato a Bedford, o meglio, io sono arrivato proprio dove stava mia moglie, che è un paesino che è Peterborough. Okay. Un paesino vicino a Peterborough, perché Peterborough già è più grande. Come sono i paesini londinesi? Molto caratteristici. Bello, questo America, oddio, no, pro e contro in tutte le cose, certo. Quindi sicuramente bellissima esperienza. Sicuramente posso dirti che la gente rispecchia quello che è il clima, quindi sono grigi, scuri, questo è vero, però non sono tutti poi lo stesso, ma la maggior parte è fatta in quel modo. Io, come dicevo, tutti meteoropatici, insomma, a Londra sono. È un po' dura resistere, quella è la parte più dura per un italiano che comunque ha un bel clima, okay, e che ha il buon cibo. Andare lì è l'unica parte dove si va a soffrire, però certo. Insomma, tutto si fa. Domanda proprio che si fa spesso comunque in queste parti, insomma, quando vai all'estero, soprattutto in zone dove si parla l'inglese, come hai affrontato proprio la lingua? Che metodologia hai avuto per impararla il prima possibile? Lì proprio ci sto per arrivare, perché io sono arrivato, non sapevo niente. Zero, proprio sapevo a stand hello, lo sapevo pronunciare proprio a livello amatoriale, diciamolo, okay, così. Scolastico. Nemmeno. Okay. Nemmeno. Quindi arrivato lì, mia moglie stava lavorando come au pair da una famiglia inglese, mi hanno ospitato, ho avuto questa fortuna, siamo stati all'incirca un mesetto, poi abbiamo dovuto decidere di spostarci. Se non che il primo approccio è stato quindi in una famiglia inglese, quindi essere circondato da persone inglesi, okay, sentire inglese dalla mattina alla notte, radio, TV. Ovviamente non sapendo niente, perché non sapevo nulla, ho dovuto comunque studiare. Iniziai con un corso online, quindi in maniera autonoma, e l'ho portato avanti per 4-5 mesi mentre stavo lavorando, perché dopo, come ho detto, 3 settimane abbiamo lasciato la casa di questa persona, ci siamo spostati a Bedford e ho avviato praticamente questo corso in alternanza al lavoro che stavo, okay, svolgendo, quindi con lavapiatti. E poi con tua moglie parlavi in inglese. E con mia moglie, però ci siamo arrivati dopo. Ok. Sognate in inglese?
Ho sogno... allora, quella, io penso che quello sia lo step finale di una persona quando ha effettivamente acquisito la lingua, dove quando ne sogni riesci a sognare in inglese, quindi vuol dire che il cervello aziona tutto in funzione di quella lingua, a quel punto inizia a essere completo a 360 gradi. E negli ultimi tempi sì, sognavo in inglese, perché ovviamente ho costretto mia moglie a parlare in inglese a casa, è stata una dura decisione. Ciao Federico. E quindi che dire, ho iniziato così, poi ho fatto un colloquio con un'agenzia e entrai a lavorare in Amazon come packer, e anche lì ho avuto il tassello di una persona che ogni volta che facevamo una chiacchierata, un qualcosa, io cercavo di parlare, perché era il mio desiderio di imparare la lingua, perché amo la comunicazione in tutti i settori, quindi penso che la comunicazione nella vita, così come nelle relazioni, sia la base di tutto. E allora non potevo stare lì e non saper comunicare, cioè era qualcosa che proprio mi feriva fortemente. E se non che ho trovato una persona che ogni volta che io cercavo di parlare, lui mi diceva: guarda, se vuoi io vado a casa la sera, ti scrivo un'email con quello che mi hai detto, dove sono stati gli errori e cosa potevi correggere. Okay. E ho trovato Mike, una persona squisita, e mi ha aiutato molto. Okay. Dopodiché sono stato lì 5 settimane, poi nell'hotel dove mia moglie aveva iniziato a lavorare, mi serviva ovviamente la lingua, però comunque io stavo seguendo quel corso online, la lingua l'avevo perfezionata, pure mia moglie mi ha detto: guarda, secondo me con quello che hai fatto fino adesso potresti provare. Hai provato. Provai il colloquio. Domanda, in Amazon, no? Sì. È lì che magari hai sviluppato più la voglia o comunque la passione di lavorare a obiettivi, perché mi ricordo che tu mi dissi che comunque erano costanti obiettivi, no? Premi, bonus, e comunque incentivavano il lavoratore, no? Sì, diciamo che in Amazon è stata una riconferma, perché come dicevo è qualcosa che sin da piccolo proprio il mio cervello si azionava per raggiungere qualcosa ogni volta, anche nel classico gioco tra amici, nella classica chiacchierata, cioè io dovevo sempre cercare di fare un qualcosa per ottenere qualcosa, quindi ce l'ho sempre avuto. Poi in Amazon giustamente si è riconfermato, perché lavoravamo per scansioni orarie, proprio un monitoraggio di quante scansioni facevi per chiudere i pacchi, e se non che pure lì per 2 settimane ho portato la media più alta di tutta quanta l'azienda. Okay. È stata una grande soddisfazione personale. E insomma, dopo l'esperienza in Amazon, comunque sei andato a lavorare in un ristorante, giusto? In un hotel, e quello mi ha permesso di fare, diciamo, uno step successivo alla lingua, perché dovevo rapportarmi con le persone, avere proprio la necessità di dover parlare con qualcuno, di doverti rapportare con gli altri in maniera totalmente in inglese. Anche lì mia moglie, ovviamente, perché lavoravamo assieme, mi parlava in italiano. No, in italiano non si parla, in italiano non si può parlare. E in effetti quella è stata poi, diciamo, la chiave che mi ha portato ad ottenere la lingua in poco tempo, in breve tempo, anche riuscendo quindi a parlare, vedere film, avere sempre un contesto dove si trattasse la lingua, insomma. Poi lì, dove è meglio di lì? In Inghilterra, quindi stai là. o ci sei, però puoi anche decidere, perché la scelta è sempre nostra, perché ci sono anche molti gruppi di persone italiane dove tu magari decidi di stare in mezzo a loro, e quindi poi impari ben poco, perché ci sono persone che ci stanno da 20 anni e la lingua è pari a zero. Comunque ci devi mettere del tuo, quindi comunque come su tutte le cose. Come tutte le cose. Dopo questa esperienza che in questo hotel, poi sei tornato qui in Italia, giusto? No, allora, praticamente sì, io andai, continuai questa esperienza in questo hotel, mi serviva una certificazione che mi permettesse di fare il passo successivo se volessi ottenere qualcosina in più, e iniziai a studiare proprio in una scuola, al Bedford College. E ho preso una certificazione lì, che è praticamente un equivalente come scuola secondaria, e se non che il nostro supervisore, che lavoravamo assieme in questo hotel, le piacevamo sia io che mia moglie, il metodo di lavorare, quindi proprio come eravamo strutturati psicologicamente nella metodologia, e disse: io sto per spostarmi, vado in un ristorante multicucina dove mi hanno offerto il ruolo da manager, mi piacerebbe presentarvi come supervisori. E se non che così siamo andati, e siamo quindi andati. È lì che, diciamo, hai acquisito un po' le doti manageriali, o comunque hai pensato di averle da sempre?
Allora, io sicuramente lì le ho acquisito una parte, perché poi io penso che non si finisce mai di imparare. Sicuramente credo anche che una base di fondo dalla nascita debba esserci, un qualcosa di intrinseco ci deve essere, perché poi è quello che permette magari di evidenziarti, di proprio saltare fuori dalla folla, perché altrimenti è un mondo dove tutti quanti cerchiamo di far qualcosa, però quelli che realmente spiccano sono pochi, ma quelli che poi d'altronde devono riuscire a portare i risultati sono pochi, perché come si dice, a parole tutti siamo bravi, però poi sono i fatti quelli Che conta. che contano. Come sei arrivato poi qui in Italia a fare il venditore, possiamo dire? Sì, Cosa ti ha spinto? qui diciamo che sono tornato per un problema di famiglia. Ho avuto una brutta chiamata e ho deciso di tornare. Se non che, non appena sono arrivato qui, c'era un negozio di telefonia che cercava persone a lavorare e c'era stato fatto proprio un colloquio da parte di Wind3, avevano organizzato un colloquio e sono stato, diciamo, il fortunato ad essere scelto su tante persone. 10 erano stati in prova, io sono stato l'unico rimasto, l'unico superstite e ho avviato il mio cammino per 5 anni per la telefonia con Wind3. Magari per le persone che sono un po' più curiose, che stanno un po' nell'ambito del venditore, del manageriale, insomma, che vogliono intraprendere questa carriera, perché comunque anche nel cinema, che ci hanno fatto vedere un sacco di film ormai, comunque magari ne cito il più famoso di tutti, che è The Wolf of Wall Street. Diciamo che ci fanno Assolutamente. vedere Leonardo DiCaprio in veste di venditore dell'anno e quindi fanno vedere tutte le leve di vendita, che comunque c'è un mondo dietro, no? Che si basa, come diceva, tutto su domanda e offerta, quindi crei una necessità, anche se non ce l'ha, crei una necessità al cliente e gli fai entrare in mente quella cosa. Assolutamente. Quindi tu che cosa ne pensi? Cioè, che messaggio daresti magari a una persona che vuole ambire a fare magari anche quello che fai tu oggi e, oppure che fare domani, perché comunque è tutto È a un crescere. susseguire Di di esperienze, esperienze e un bagaglio personale che io penso non finisca mai da quando si nasce Esatto. Aspetta, a quando si finisce. vendimi questo spritz. Ciao Leonardo, quando vuoi, Bro il Lights ti aspetta. Allora, io dico solo una cosa, perché diciamo è stato quello che ho sempre fatto dietro le quinte. Io costantemente non ho tempo libero, il tempo libero mio lo passo proprio all'informazione, quindi il formarsi ed informarsi. Libri, ricerche, chi più ne ha più ne metta, cioè il voler arrivare a qualcosa, io penso che il volere è potere, quindi è proprio è la sete che ti fa arrivare all'acqua. Vero. Quindi se si ha sete, all'acqua il metodo per arrivare alla fonte si trova. Sicuramente il mondo è molto ampio, quindi ci sono un'infinità di libri, un'infinità di prodotti da poter consultare. Ad oggi comunque è tutto facile, quindi l'informazione scorre molto veloce. Vero, anche perché hanno sostituito anche quello che un'università può dare, no? Alla fine ormai sta tutto su internet, no? Sì, Quindi alla fine l'importante, come disse anche un ospite nella nostra puntata, l'importante non è che università fai, no? L'importante è studiare. Poi dove studi è indifferente. Però l'importante è studiare, informarsi e soprattutto perseverare nella cosa che ti piace fare, perché quello secondo me è l'importante. Fare una cosa che non piace, che non ti piace fare comunque non ha senso. infatti io penso che sia l'ascia peggiore che uno può darsi sui piedi è far Certo. qualcosa che, frase, fai ciò che ti piace fare, non lavorare nemmeno un Un giorno per giorno. la tua vita. Esatto. D'altronde è così, comunque oggi l'ambito lavorativo è molto molto complicato, però fare qualcosa e farla con passione ti fa distinguere e lo fai in E modo si vede sicuramente. soprattutto, si vede con un cliente, comunque una persona, quando ci metti la passione vera. E ti faccio Assolutamente. un'altra domanda, perché mi è venuta in mente. Secondo te la scuola italiana oggi ti forma magari a livello lavorativo per un domani o No. perché comunque è un po' old, possiamo dire. Il metodo, a mio avviso, italiano ha necessità di proprio Come sei di. stato in Inghilterra? Che metodo usano là magari per Allora, formare i ragazzi al lavoro? lì già nel college praticamente puoi scegliere di fare il tuo percorso se ti vuoi specializzare per un qualcosa. Esempio, vuoi essere un tecnico informatico, vuoi essere quello che sia, insomma. Quindi già dalle superiori Già in dalle Italia, superiori in Italia già vai in quella direzione, quindi il perfetto. metodo americano a 14 anni, a 13 anni fanno studiare chi vuole studiare già scienze
intelligenze spaziali, quindi già parlano con progetti robotici che sono okay. I ragazzi nuovi che poi avranno parte ai progetti grandi della NASA, che se ne parlano, vero. Che noi diciamo conosciamo ben poco, però i ragazzi a 13-14 anni iniziano, però il metodo lavorativo, cioè essere proiettati già a quello che si vuole fare, è fondamentale. Dare ancora alle superiori una scelta di scuole che comunque non sono finite se non i professionali, e quindi licei, poi università, cioè secondo me si passa troppo tempo a studiare, poca pratica, e poi alla fine quando si va a mettere in pratica tutto ciò che si è studiato finisce che con o non far bene quello che magari si era studiato. Poi il metodo, io sono sempre di un parere che la strategia tutte quante vanno provate, quella che funziona è quella che realmente è convalidata, quindi tutto ciò che studiamo è effettivamente ciò che poi funziona realmente, va provato e va constatato. Certo. Va bene Mirko, allora ti ringrazio, perché poi lo spritz d'altro è finito, ti ringrazio di essere venuto, vi ricordo che ci dovete seguire su tutti i nostri social, perché trovate tutto in descrizione, quindi Instagram, Facebook, Google Podcast, Spotify, tutte le parti. Poi nel link in descrizione trovate anche il profilo di Mirko, perché pubblica un sacco di perle anche sul suo profilo. Attivate soprattutto la campanella su YouTube, perché vi farà restare aggiornati su tutti i nostri video, perché ne pubblichiamo una settimana, una volta ogni mercoledì, una volta ogni alle 13:30 tutti i mercoledì su Broken Lights. Quindi grazie mille a tutti quanti di essere arrivati qui alla fine del video, spero vi sia piaciuto, ringrazio ancora Mirko. Grazie a voi, grazie a Broken Lights. Noi ci vediamo alla prossima puntata del Bar di Broken Lights.